Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come ricaricare le batterie Lion. In questo tutorial prenderò in esame i pacchi di batterie, ovvero quelle che dispongono di connettore XT60 e cavo bilanciatore. Se invece dovete ricaricare delle 18650 singole, vi lascio il tutorial specifico in descrizione. Prima di iniziare facciamo qualche considerazione sulle batterie Lion. Innanzitutto questo tipo di batterie non hanno bisogno di essere messe in storage quando non vengono utilizzate per lunghi periodi, potete lasciarle cariche o anche scariche che le celle non si rovineranno in alcun modo. Un altro fattore da considerare è la scarica minima, che nelle Lion è di 2.5 V, teoricamente quindi potete scaricarle fino a questo valore senza rovinare la cella. Tuttavia vi sconsiglio di scendere sotto i 3, minimo 2.8 V, perché sotto questa soglia la batteria si scarica molto velocemente, quindi se non siete vicino alla zona di atterraggio potreste trovarvi con la batteria scarica e rischiare di perdere il modello. Passando alla tensione massima, anche qui bisogna stare molto attenti, perché questo valore non è uguale per tutte le batterie. Prendendo in considerazione la singola cella, alcune supportano una carica massima di 4.1 V, mentre altre una carica massima di 4.2 V. Sovraccaricare una batteria da 4.1 V portandola a 4.2 V potrebbe farla prendere fuoco o addirittura esplodere. Per questo motivo quindi i caricabatterie di solito arrivano ad un massimo di 4.1 V per cella, in modo da evitare di sovraccaricare la batteria portando la tensione massima oltre la sua soglia di tolleranza. Se poi la vostra batteria supporta un massimo di 4.2 V per cella ma viene caricata a 4.1, non è un grosso problema e la differenza non si sente più di tanto. In ogni caso è decisamente meglio avere una batteria magari non completamente carica che trovarsi in una situazione di pericolo. L'ultimo fattore da considerare è la capacità della batteria, che viene espressa in 1000 Ah. Qui il discorso è un po' diverso da quello che facciamo di solito con le batterie lipo. Se ad esempio prendiamo questa 1500 mAh, sul caricatore imposteremo la corrente di carica a 1.5 A. Se invece dobbiamo ricaricare questa 4000 mAh, sul caricatore imposteremo 4 A. Come sappiamo infatti nel caricabatterie impostiamo gli ampere di carica in relazione a mAh della LiPo. Le batterie Lion invece non seguono questo criterio perché sono più delicate e hanno bisogno di una carica più lenta per prevenire il degrado delle celle. Per questo motivo settiamo il caricatore sempre ad 1 A, a prescindere da 1000 Ah della batteria da ricaricare. Quindi sia che abbiamo un pacco batterie da 3000 mAh o da 2600 mAh, sul caricatore sceglieremo sempre 1 A. A questo punto quindi vediamo proprio come ricaricare le batterie. Come vedete qui abbiamo una selezione dei caricatori più usati in ambito FPV e non solo. Per procedere alla ricarica useremo il programma specifico Lion. Vediamo quindi nel dettaglio le opzioni di questi caricatori. I pack Lion si collegano al caricatore proprio come le LiPo, inserendo il cavo di potenza e il cavo bilanciatore nei relativi connettori. Per quanto riguarda il T242 usiamo il programma Lio. Come vedete il caricatore individua in automatico il numero delle celle, in questo caso 4. Come abbiamo detto prima la corrente di carica andrà impostata ad 1 A. Per quanto riguarda questo toolkit RC M6, su Battery Type mettiamo Lion. Anche qui assicuriamoci di settare la corrente di carica a 1 A. Anche sul modello M7 le impostazioni da fare sono le stesse, tipo di batteria Lion e corrente di carica a 1 A. Il resto delle opzioni le lasciamo predefinite. Passando a questo ISDT Q8 ci muoviamo sempre allo stesso modo, tipo di batteria Lion e 1 A di carica. Concludiamo con l'IMAX B6, caricatore ormai datato ma che comunque rimane tra i più utilizzati. Ci spostiamo su User Set Program e premiamo Enter. Poi premiamo ancora Enter. Quindi ci spostiamo in avanti fino a trovare l'IO e premiamo Enter. A questo punto saremo in grado di scegliere sul caricatore il programma Lion. Qui dovremo impostare manualmente il numero di celle della nostra batteria e come sempre impostare 1 A la corrente di carica. Come abbiamo visto tutti i caricatori, dai più moderni ai più datati, dispongono di un programma per ricaricare le batterie Lion.
Nel raro caso il vostro caricatore non abbia questo programma, potete usare il programma LiPo. Ricordatevi però di portare il valore di carica della singola cella a 4.1 V e impostare la corrente di carica a 1 A. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.